basta che si sappia. Sì o mai? Nel momento in cui va bene, mai. Popcorn per tutti, eh. Io mi metto di fronte ai talk show televisivi dei prossimi anni e vedremo il primo che si alza. Bisognerebbe abbattere la casta. Ehi. No, amici come prima, eh. Amici come prima. Perché il voto conta. Il voto conta. In una democrazia non contano i sondaggi sul blog, contano i voti. Questa settimana non lo dite a nessuno, faremo il kit antibufale. Tutte le cose che hanno detto in questi le abbiamo raccolte tutte per l'ultima settimana, perché lo faremo con il sorriso, e andremo una per uno a smentirla e diffonderla sui social network, che naturalmente sono spesso oggetto di falsi profili e tutto il resto. Ho chiesto a Zagrebelsky, mi indica l'articolo della Costituzione in cui cambiano i poteri del Premier? E lui mi ha indicato l'articolo di un giornale che aveva scritto lui, che è nel suo libro. Io intendevo parlare della Costituzione, non del libro di Zagrebelsky. A me Napolitano mi ha chiamato mica perché ero bravo, Io lo dico, tanto non credo di avere un problema di autostima, notoriamente. Mi ha chiamato perché era... Non, Chiapparino conferma, dice, non crede che io abbia un problema di autostima, incomprensibilmente peraltro. Ma io non ero la prima scelta, ero l'ultima spiaggia a quel punto. Secondo me Napolitano è arrivato lì quando mi ha chiamato e ha detto, aveva deputati in sciopero della fame. Era così, eh? Aveva riforme bloccate. Il frame era, non faremo la fine della Grecia. Tutto è di questo, che è come se una squadra arriva al precampionato e dice, quest'anno speriamo di non retrocedere in Serie C. Più o meno è così. Alla fine, secondo me, Napolitano non me l'ha mai confessato, ma secondo me lui avrà pensato. E proviamo anche sto Renzi. Vediamo. L'obiettivo delle riforme è fare finalmente quello che per 30 anni gli altri hanno solo promesso.